È rimasto ferito ad una gamba da un colpo partito accidentalmente dall'arma di un carabiniere, uno dei 5 tunisini arrestati stanotte in pieno centro storico per furto a Modica, feriti anche 2 militari dell'arma. Gli avvocati dei lavoratori dell'ENAIP, ente di formazione coinvolto nell'inchiesta della Guardia di Finanza di Ragusa, e il sindacato CONFSAL hanno incontrato la stampa per fare il punto sulle indagini. Ci sono, hanno detto, il danno è la beffa. La Tari 2014 potrà essere pagata in 3 rate, quanto stabilisce una delibera di giunta approvata nel pomeriggio a Palazzo San Domenico a Modica. Intanto a scendere in campo oggi, oltre alla CGIL, il Partito Democratico. 168 passeggeri diretti a Torino da Comiso sono stati lasciati a terra dalla Fly Hermes dopo 6 ore di attesa per il decollo e infine la cancellazione del volo. La Confconsumatori di Ragusa interviene chiedendo ulteriori spiegazioni e dettagli. Buonasera telespettatori di VMTG. Dunque, 5 tunisini sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Modica questa notte. I militari li hanno colti in flagranza di reato mentre rubavano in una casa del centro storico di Modica. Nelle fasi concitate dell'arresto sono rimasti feriti 2 carabinieri e un tunisino, quest'ultimo attinto ad una gamba da un colpo di pistola partito accidentalmente dall'arma di un carabiniere. Adesso si trova piantonato all'ospedale maggiore di Modica. È stato un colpo di arma da fuoco partito accidentalmente dalla pistola di un carabiniere ad attingere alla gamba uno dei 5 tunisini arrestati stanotte in flagranza di reato mentre rubavano in un'abitazione di via Silvio Pellico in pieno centro storico a Modica Bassa. I fatti si sono verificati la notte scorsa. A fare scattare l'allarme è stato un residente della zona insospettito dalla presenza di un gruppetto di extracomunitari. Giunti sul posto, i militari hanno subito constatato che la porta d'ingresso era stata forzata e che i ladri erano ancora all'opera. In 5 stavano rovistando nelle diverse stanze e alla vista dei carabinieri hanno cercato di sottrarsi alla cattura. Uno di essi, impugnando un coltello a serramanico, si è scagliato contro 2 militari e li ha spinti a terra. Ne è nata una violenta colluttazione, nel corso della quale dalla pistola di un carabiniere è partito accidentalmente un colpo che ha attinto il malvivente nella parte anteriore della coscia. Nel frattempo sul posto sono giunti altri carabinieri a dare manforte ai colleghi infortunati, riuscendo ad arrestare tutti i malviventi. Tutti tunisini, dai 34 ai 23 anni, tutti residenti in città. L'intera refurtiva, parte della quale si trovava già nelle loro abitazioni, piatti, quadri, argenteria, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Al termine delle formalità di rito, in 4 sono stati tradotti al carcere di Ragusa, mentre il tunisino ferito resta piantonato al reparto chirurgia dell'ospedale maggiore di Modica, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico per ricomporre la frattura del femore provocata dal colpo di arma da fuoco. Restiamo sempre a Modica, dove non accenna a placarsi l'ondata di furti. Nel ponte dell'Epifania diversi esercizi commerciali sono stati presi di mira dai ladri che hanno fatto incette di merce e soldi. Indagano carabinieri e polizia. Riprendono i furti notturni a Modica, quello più ingente riguarda un panificio di Contrada Michelica, già preso di mira più volte dai ladri. Nella notte tra il 5 e il 6, ignoti, dopo aver forzato la porta, hanno portato via sigarette e 30 euro che si trovavano nella cassa, per un danno complessivo di 5.000 euro. Nella notte tra domenica e lunedì, altri 3 esercizi pubblici sono stati visitati dai ladri, un bar tabacchi e 2 pasticcerie. Preso di mira il bar del Polo, dove i ladri hanno forzato la porta d'ingresso, rubando poi, una volta all'interno, circa 40 euro in monete che si trovavano nel registratore di cassa e una decina di pacchetti di sigarette. Il danno è di circa 150 euro.
I ladri poi hanno agito nel centro cittadino, dove hanno forzato la porta in vetro della pasticceria Chantilly, che si trova in Corso Umberto, in uno dei bassi di Palazzo San Domenico, sede del comune. Hanno messo tutto a soqquadro e alla fine hanno trovato un discreto bottino da portare via, circa 1.300 euro in contante. Da Corso Umberto si sono spostati in via Vittorio Veneto. Qui hanno forzato la saracinesca e poi la porta della dolceria Giunta, dove hanno portato via pochi spiccioli, un computer, un tablet. Il danno è di oltre 1.500 euro. Dei tre episodi si stanno occupando polizia e carabinieri. Pare ci sia la possibilità di immagini registrate da telecamere installate in alcuni esercizi attigui. Un'anziana donna è stata soccorsa questa mattina dai vigili del fuoco nella sua casa di Via Lelli a Modicalta. A lanciare l'allarme è stato il fratello della donna, 77enne, che infatti non rispondeva al citofono. Da qui prima la segnalazione ai vigili urbani e poi ai vigili del fuoco, che intervenuti sul posto hanno forzato la porta d'ingresso e hanno trovato la donna riversa a terra, ancora viva. L'anziana sarebbe stata colta da un ictus e adesso si trova ricoverata in ospedale. In questa vicenda ci sono il danno e la beffa. Il sindacato CONFSAL e gli avvocati che rappresentano i lavoratori dell'ENAIP, l'ente di formazione finito nell'inchiesta della Guardia di Finanza di Ragusa, non hanno usato mezzi termini questa mattina in conferenza stampa per fare il punto sulle indagini delle Fiamme Gialle, che hanno suscitato parecchio clamore nell'opinione pubblica e che presenta aspetti sotto il profilo civile e penale, per cui il sindacato e i legali si erano mossi già da tempo. Vediamo. Qualche giorno fa la chiusura delle indagini della Guardia di Finanza, che ha portato al sequestro di beni per mezzo milione di euro a dirigenti dei corsi di formazione ENAIP a Ragusa. Oggi è toccato ai lavoratori, rappresentati dal sindacato CONFSAL, di far sentire la loro voce, perché, dicono, in questa vicenda ci sono il danno e la beffa. C'è gente che deve recuperare decine di migliaia di euro di stipendi arretrati. C'è una rilevanza civile e penale nell'inchiesta perché, come sostengono i legali che stanno seguendo il caso, non solo si sono lasciati i dipendenti in mezzo a una strada e gli allievi senza preparazione, ma i soldi per pagare questi corsi di formazione erano pubblici, pagati dalle tasse dei cittadini. Purtroppo le condotte che i dipendenti hanno raccontato di avere visto poste in essere dagli organi direttivi dell'ente ENAIP Ragusa sono assolutamente rilevanti sotto un profilo penalistico. E il danno che viene fatto non è soltanto nei confronti dei dipendenti, quindi non assume rilevanza soltanto nei confronti di questi soggetti che noi tuteliamo, ma assume rilevanza nei confronti dell'intera collettività, perché ricordiamolo, gli enti morali come l'ente ENAIP sono degli enti che utilizzano dei fondi e delle risorse pubbliche. Il sindacato CONFSAL ha rivendicato di essere stato il primo soggetto a segnalare le anomalie. La sua richiesta di ispezione alla regione del marzo 2012 ci volle ben un anno per capire l'ammanco di cassa. Ora bisogna tutelare il futuro dei lavoratori. Attraverso sempre i legali stiamo recuperando le somme che l'ENAIP deve ai lavoratori, ma anche ci stiamo occupando degli allievi che vengono spesso dimenticati. Ci sono allievi che non solo non hanno ricevuto spettanze dal 2005, su questo bisogna anche indagare e vedere dove sono finiti i soldi, e non solo, ci sono allievi che non hanno fatto gli esami, diciamo, e quindi che hanno, dopo aver partecipato ai corsi, si ritrovano senza avere il titolo per poter proseguire sia in ambito lavorativo che in ambito professionale. Per la prima volta dal giorno dell'arresto, Davide Stivel ha rivisto ieri mattina la moglie Veronica Panarello, rinchiusa nel carcere di Agrigento, con l'accusa di avere prima ucciso e poi occultato il figlio Loris. Un incontro avuto con la speranza di trovare una risposta a tante domande, ma Veronica ha confermato la sua versione dei fatti. Intanto oggi in procura c'è stato un nuovo incontro per fare il punto delle indagini, questa volta con la polizia. Un nuovo incontro questa mattina in procura a Ragusa tra il procuratore Carmelo Petralia e questa volta la Polizia di Stato per fare il punto delle indagini sull'omicidio del piccolo Loris.
Si tratta di un incontro che segue quello di lunedì scorso con i carabinieri. Le indagini infatti continuano per stabilire tutti i possibili scenari in cui il delitto è maturato, mentre al Tribunale di Catania si attendono le motivazioni del riesame che ha rigettato il ricorso della difesa di Veronica Panarello contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP di Ragusa. Veronica Panarello, in carcere ad Agrigento, intanto ieri mattina, a sorpresa, ha ricevuto la visita del marito Davide. Per la prima volta dal giorno dell'arresto, marito e moglie si sono rivisti. Due ore faccia a faccia per cercare delle risposte a tante domande. Un incontro blindato avvenuto in un giorno festivo, lontano da altri detenuti e parenti, in una saletta riservata. Davide ha chiesto alla moglie di ricostruire passo passo la giornata del 29 novembre e Veronica ha continuato a sostenere la sua versione dei fatti, quella di avere accompagnato Loris a scuola. Davide però non crede alle sue parole. Le immagini delle telecamere che Davide ha visionato raccontano un'altra verità, confermano che Veronica ha detto delle bugie. Il volto di Davide, dopo due ore di colloquio con Veronica all'uscita dal carcere, è tirato. Il suo tentativo di convincere la moglie a raccontargli la verità è caduto nel vuoto. Veronica ribadisce che quell'ombra che si vede dalle immagini non è Loris, che quell'auto scura che passa vicino al mulino non è la sua, che sono gli altri ad avergli riempito la testa di bugie. Alla fine del dialogo un muro ancora più alto tra i due. Lei gli avrebbe chiesto di tornare, lui avrebbe tagliato corto, salutandola con un semplice ciao. E intanto questa mattina il legale di Veronica Panarello, l'avvocato Villardita, ha rilasciato nuove dichiarazioni. Veronica ha detto perde un chilo a settimana, non mangia, pensa sempre al figlio morto, vorrebbe piangere sulla sua tomba, pensa all'altro bambino, pensa al marito che l'ha abbandonata e pensa alla famiglia distrutta. Sta vivendo una tragedia umana. La mamma di Loris, sempre secondo quanto riferito dall'avvocato Villardita, ha detto io me ne vado a morire e non mi interessa assolutamente di rischiare le ergastolo perché questo omicidio non l'ho commesso io, che vadano a cercare il vero assassino di mio figlio. Così Veronica Panarello nelle frasi riferite dal suo avvocato. E adesso cambiamo argomento, sarà rateizzato in tre mesi il pagamento della Tari 2014 a Modica. Danne notizie il sindaco Ignazio Abate a seguito di una delibera di giunta approvata nel pomeriggio a Palazzo San Domenico. Intanto oggi scende sempre sulla Tari in campo il Partito Democratico di Modica, mentre il sindaco Abate risponde a quanto detto dalla CGIL nei giorni scorsi. E dopo la CGIL anche il PD di Modica interviene sulla Tari 2014. Il PD invita l'amministrazione e la maggioranza ad effettuare un radicale cambiamento di rotta in tema di politiche finanziarie e che si prosegua con una riduzione della spesa ed una correlata introduzione di sgravi per i meno abbienti sui tributi locali, secondo le previsioni della normativa nazionale. Invitiamo infine il sindaco, conclude il Partito Democratico, a mettere mano al recupero dell'evasione fiscale rafforzando l'ufficio tributi per un'efficacia lotta all'evasione e all'elusione, ma allo stesso tempo dando modo ai cittadini di poter concordare con esso il rientro della situazione debitoria. Intanto arriva la risposta del sindaco Abate che afferma che il pagamento dell'imposta sarà suddiviso in tre rate sino al 31 marzo 2015, a stabilirlo una delibera di giunta approvata questo pomeriggio a Palazzo San Domenico. Abbiamo adottato questo provvedimento per venire incontro alle numerose famiglie colpite dalla crisi economica, ha dichiarato il sindaco Abate. I cittadini potranno provvedere al pagamento dell'imposta pagando la prima rata con scadenza 31 gennaio 2015, la seconda 28 febbraio 2015 e infine la terza con scadenza 31 marzo 2015. I bollettini della rateizzazione saranno consegnati dall'ufficio tributi dopo la presentazione dell'istanza di rateizzazione. Abate poi risponde alla CGIL. Secondo il primo cittadino, il sindacato come sempre fornisce una propria lettura ed analisi dei problemi reali, ma omette di dire che in questi anni è stata in silenzio quando l'amministrazione non pagava i dipendenti.
dipendenti. Il debito delle casse comunali aumentava fino a oltre 100 milioni di euro e si spendeva ugualmente con la maschera del risanamento. Sapendo di mentire, quando non riflette a voce alta, dicendo che la Regione e lo Stato centrale tagliano i trasferimenti di continuo, lasciando ai sindaci l'onere di aumentare e gestire in maniera lineare i tagli e le tasse per tutti i ceti sociali. Conclude così il primo cittadino di Modica, Ignazio Abbate. Ci fermiamo adesso, c'è la pubblicità, pochi minuti, a tra poco. E rieccoci in studio. È stata davvero una terribile epifania quella dei 168 passeggeri del Comiso Torino della Fly Hermes, che ieri, dopo aver atteso invano per 6 ore il decollo dall'aeroporto Pio La Torre, hanno infine visto la cancellazione del volo. Nel pomeriggio la compagnia aerea aveva diramato una nota per giustificarsi, ma i disagi sono stati tantissimi. In queste ultime settimane la Fly Hermes aveva già avuto parecchi problemi col suo aereo. La Confconsumatori di Ragusa è intervenuta chiedendo ulteriori spiegazioni e dettagli su una vicenda che indirettamente ha causato anche danni d'immagine allo scalo comisano. Sentiamo. Il dio Mercurio, o meglio Hermes, secondo la mitologia greca, era dotato di calzari alati e volava puntuale e più veloce del vento. La Fly Hermes ne ha preso il nome, ma stando a ciò che in queste settimane è accaduto all'aeroporto di Comiso e in altri scali, vedi Palermo, Torino e Malta, da Hermes ha preso appunto il nome, ma non le caratteristiche. Le lamentele sono tante, ritardi di 2-3 ore, la compagnia che non risponde al telefono, poca assistenza. Passeggeri, di conseguenza infuriati e scatenati sui social network, ieri al Pio La Torre l'episodio più clamoroso. Dalle 8.30 alle 14.30 168 passeggeri del Comiso Torino hanno atteso invano il decollo, poi la comunicazione lapidaria: volo cancellato. Essendo l'Epifania, ultimo giorno di vacanze, parecchi passeggeri dovevano rientrare al nord per lavoro, per la scuola, per impegni inderogabili, e c'era anche chi aveva comprato il biglietto per la partita di calcio Juventus-Inter che si è giocata ieri sera. E i posti comprati a caro prezzo allo Juventus Stadium sono rimasti vuoti. Insomma, era il giorno peggiore per cancellare un volo, creando un danno di immagine non indifferente per l'aeroporto di Comiso e per la Soaco, che in questa vicenda non ha responsabilità diretta, ma che sarà consapevole che così non va. Le autorizzazioni alla compagnia, chiarisce il presidente Soaco Di Bernardo, sono state date a norma di legge e con precise garanzie. Nessun'altra dichiarazione. La Fly Hermes ha diramato una nota motivando la cancellazione del volo con una leggera difformità tecnica riscontrata sul velivolo. Spiegazione insufficiente per la Confconsumatori di Ragusa, sollecitata ieri da parecchie persone a intervenire. Il responsabile provinciale Samantha Nicosia in una nota scrive: tale giustificazione non è convincente in quanto, per come chiarito dalla Corte di Giustizia europea, non tutti i guasti tecnici possono costituire circostanze eccezionali che esimono la compagnia dal corrispondere la compensazione pecuniaria spettante ai passeggeri. L'Associazione dei Consumatori ricorda infine che vi sono norme specifiche europee che tutelano i diritti dei passeggeri nel trasporto aereo, che dopo le 3 ore di ritardo si ha diritto al rimborso pieno del biglietto, oltre ad un eventuale risarcimento danni fino a un massimo di 4.800 euro. Seduta aperta del Consiglio Comunale di Comiso lunedì sera, alla presenza del Vescovo della Diocesi di Ragusa, Monsignore Paolo Urso. Al centro dei lavori il tema Educhiamo alla responsabilità. Occorre ascoltare le domande e i bisogni e rispondere con responsabilità, riuscendo a guardare oltre. Parole illuminanti quelle del Vescovo della Diocesi di Ragusa, Monsignor Paolo Urso, presente lunedì sera a Comiso alla seduta aperta del Consiglio Comunale. Tema della riunione era Educhiamoci alla responsabilità. A prendere per primo la parola il presidente del Massimo Consesso Cittadino, Gigi Bellassai, il quale ha sottolineato come le istituzioni locali e la Chiesa, ognuna nella propria autonomia,
devono condividere sfide comuni e valori come la tolleranza, il rispetto, l'uguaglianza, la solidarietà e il perseguimento costante del bene comune. Ed è per questo che il Consiglio Comunale e l'amministrazione tutta ha avuto il piacere di ospitare alla riunione Monsignor Urso per ascoltare le sue parole, un messaggio di speranza e incoraggiamento in un tempo difficile dal punto di vista economico e sociale, su temi come la dignità del lavoro, il sostegno ai giovani e alle famiglie, a tutela dell'infanzia, l'integrazione sociale e l'accoglienza degli immigrati. Un sicuro punto di riferimento, la persona del Vescovo, ha poi aggiunto il sindaco Filippo Spataro, non solo per noi credenti, ma anche per chi, pur non avendo fede, guarda a lui come una persona capace di interpretare i bisogni e le esigenze quotidiane di ciascuna persona. Il primo cittadino ha ricordato inoltre che in questa fase storica, dove si registra una poca credibilità delle persone nei confronti delle istituzioni, quella religiosa insieme a tutte le altre deve fare molto, tendere sempre più la mano verso i meno fortunati, e già a Comiso nell'anno passato molto è stato fatto grazie ad un impegno sinergico che ha visto collaborare insieme comune e parrocchie. Doni per i figli dei finanzieri, ma anche per i piccoli ospiti delle case famiglia della provincia di Ragusa. Anche quest'anno dunque la Befana del finanziere ha riscosso un notevole successo e ha visto la partecipazione di alcuni attori della fiction del commissario Montalbano che hanno rallegrato il pomeriggio. Vediamo. Anche quest'anno la Befana è arrivata a Ragusa a consegnare le calze a tanti bambini. È stata la scuola regionale dello sport a fare da cornice all'iniziativa della Befana del finanziere. L'iniziativa è giunta alla seconda edizione, fortemente voluta dal colonnello del comando provinciale delle Fiamme Gialle di Ragusa, Alessandro Cavalli, ha coinvolto numerosi figli di finanziere e non solo, presenti infatti anche alcuni ospiti della casa famiglia arrivati nei precedenti sbarchi che hanno interessato il nostro territorio. Il colonnello Cavalli ha sottolineato l'importanza di questo momento d'incontro con i piccoli, che è servito anche a renderli partecipi del lavoro delle Fiamme Gialle. La serata infatti è stata aperta con un video di Rosario Fiorello, il cui padre era un appuntato della Guardia di Finanza, che ha esaltato il lavoro svolto ogni giorno dai finanzieri. Ospiti d'eccezione hanno aiutato la Befana a consegnare regali. Oltre alle aiutanti erano presenti Pipi Tonella, Mariuccia Cannatta e Angelo Russo del cast della serie TV di Rai 1, il commissario Montalbano. Sketch comici e balle hanno anticipato la consegna dei doni e hanno rallegrato la serata. Ogni bambino, figlio di appartenente o comunque simpatizzante del corpo della Guardia di Finanza, porta un giocattolo e questi giocattoli poi vengono cumulativamente donati direttamente ai bambini delle case famiglia. Oggi abbiamo quasi 40 bambini che parteciperanno all'animazione e giocheranno e insieme a tutti quanti festeggeremo la Befana. Un momento di aggregazione, un momento di solidarietà, ma anche un momento per i bambini, per ricordarci che comunque sia questa è una festività che comunque ci deve tenere sempre uniti. E poi io me lo ricordo fin da bambino questo evento bellissimo della Befana che mi portava la calza quando andavo da papà in caserma, quindi penso che sia bello anche rinnovarlo in uno spirito di solidarietà e di corpo. Anche le suore francescane della Carità di Pozzallo hanno allestito per il quinto anno consecutivo il presepe vivente presso la chiesa Maria Madre della Fiducia della parrocchia Santa Maria di Porto Salvo a Pozzallo. Anche quest'anno, per il quinto anno consecutivo, il presepe vivente delle suore francescane della Carità a Pozzallo riscuote tanto successo. Noi abbiamo intervistato la regista del presepe, Suor Marzia. L'idea è nata certamente dalla spiritualità di San Francesco, che è la nostra, perché San Francesco per primo ha voluto, dice lui, vedere con gli occhi della carne e quello che ha provato il bambino Gesù venendo al mondo, riviverlo nei tempi nostri, e quindi è quello che noi abbiamo provato a realizzare con questo evento, con questo atto di evangelizzazione, perché in realtà sono presenti qui 180 personaggi e sono famiglie intere, e questa è la cosa più bella. Più di 180 i figuranti, la maggior parte intere famiglie della comunità religiosa. Io non è il primo anno che partecipo al presepe, il presepe è nato insieme a noi, alle suore. Io sono cresciuto in questa grande famiglia che sono le suore francescane della Carità, e in questa grande famiglia ho trovato anche la mia vocazione al sacerdozio. Infatti mi trovo in seminario da 3 anni
e insieme da anno in anno ci miglioriamo per poter rappresentare il mistero di Dio che si fa carne e viene a vivere in mezzo a noi. Sicuramente è un'esperienza che dà molto alle famiglie, anzi la consiglierei vivamente a tutti. Noi non siamo originari di Pozzallo, siamo di Catania e siamo qui per il mio lavoro, ci siamo buttati in questa comunità grazie alle Suore Francescane, ci hanno coinvolto e trascinato veramente in pieno. E tu sei felice di far parte del presepe vivente insieme ai tuoi genitori? Felicissimo, un anno l'ho visto e quindi due anni dopo ho pensato ma proviamo questa esperienza e quindi è giunto il periodo di Natale, ho chiesto alla mia famiglia voglio fare il presepe vivente, Paola è stata d'accordo, me prova pure. Quindi ci siamo andate delle suore francescane e gliel'abbiamo detto. Da lunedì sera, a causa dell'improvvisa caduta sul manto stradale di alcuni massi del costone roccioso sovrastante, è stata chiusa al traffico veicolare a scopo precauzionale via Monelli, arteria cittadina che collega il centro storico di Ragusa Superiore al cimitero centrale. La strada era stata riaperta nel febbraio dello scorso anno al transito dei veicoli dopo alcuni mesi di chiusura causati da un analogo episodio registrato in un altro punto. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, termina qui questa edizione di VM. MTG, come sempre vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona serata, arrivederci.